Pistoia da Pistoia. Accendilo. A me accendo. Allora parlo. Senti. Allora, sono Giulia Ponti e vengo da Pistoia, dalla sede di Pistoia. Allora, l'Unione Inquilini di Pistoia nasce come comitato il 26 agosto del 2012 a seguito dell'esigenza espressa da alcuni abitanti del quartiere popolare delle Fornaci, che la zona popolare, insomma, degli edifici EP di Pistoia, di iniziare ad occuparsi dei problemi sociali generati dalla crisi. Diciamo, nel comitato ci accorgiamo subito che il problema principale è quello appunto del lavoro, quindi la mancanza del lavoro, la precarietà del lavoro sono i principali problemi denunciati. Questo si riflettono direttamente nei costi per sostenere l'abitazione, quindi l'affitto in primis, poi le utenze, insomma sono tanti casi anche di gente senza casa. Quindi perdi il lavoro, perdi la casa, è la sintesi in cui ci riconosciamo anche noi e in cui insomma su cui si riconosce anche il sindacato nazionale, e quindi ci rivolgiamo alla sede dell'Unione Inquilini di Firenze per chiedergli il supporto per aprire uno sportello, una sede locale. Quindi insomma anche a Pistoia, diciamo, la situazione degli sfratti, della sofferenza del comparto ERP è in linea con le tendenze nazionali, quindi insomma abbastanza grave, pur essendo ovviamente Pistoia più piccola, quindi comparativamente le cose sono, i numeri sono minori, però la sofferenza è la stessa. Quindi ci rivolgiamo alle istituzioni tutte le forme, insomma, per chiedergli aiuto e supporto per fare fronte alle richieste che ci vengono, però insomma le risposte che troviamo sono quasi sempre porte chiuse. Le soluzioni, diciamo, sono sempre precarie, sono sempre assolutamente insufficienti a contenere il fenomeno della sofferenza abitativa. Gli amministratori sono sempre a conoscenza del fenomeno, cioè i casi sono conosciuti, non è che vengono fuori dal niente, però diciamo non vedono qual è il fatto vero e proprio, non vedono che la cosa sta acuendo, non vedono che si sta diffondendo e quindi non hanno la volontà né i mezzi per reagire, per contrastare. Per quel che riguarda, diciamo, faccio una breve sintesi, insomma, per quel che riguarda il rapporto con gli altri sindacati, in particolare con Sunia, a Pistoia è abbastanza tiepido, insomma, cioè nel senso tiepido per usare una parola buona, insomma, perché da noi vengono tutte quelle persone che sono state in qualche modo rimbalzate dalle istituzioni, rimbalzate da sindacati confederali, che comunque avrebbero anche più strumenti di noi, cioè più organizzazione, insomma. E insomma, quindi si rivolgono a noi come ultima chance, ecco, quindi questo è una cosa da sottolineare. Questo, diciamo, è il rapporto sia con le istituzioni locali che con quelle con i sindacati. Le uniche eccezioni che troviamo positive, insomma, che ci sostengono, sono quelle da parte del Movimento 5 Stelle che fa con noi una mozione comunale, insomma, da presentare al comune, continua tuttora a portare le questioni abitative al dibattito comunale, e del Partito dei Carpi che ci dà la sede per aprire l'altro sportello, per aprire, insomma, la sede. Quindi insomma, se dobbiamo fare un bilancio da questi due anni, abbiamo imparato che il sostegno del sindacato è fondamentale per, diciamo, fare fronte per tutte quelle persone che non riescono a organizzarsi e a fare fronte, insomma, insomma, fare resistenza agli effetti della crisi. E allora, per prepararci al congresso abbiamo fatto
delle riunioni pre-congressuali, abbiamo studiato i documenti politici, principalmente ci interessiamo di quelli, e abbiamo partecipato, noi riteniamo insomma che siamo d'accordo sia con le proposte, le riteniamo necessarie, non se ne può fare a meno, e sia con gli strumenti in qualche modo, l'aumento della conflittualità e la costruzione di queste alleanze sono fondamentali. Non dobbiamo però aspettarci che quelli, insomma, che le persone al governo che fino a ora hanno fatto le leggi che sono state contrarie ai diritti degli inquilini, di improvviso cambino idea. Quindi insomma, basta pensare alla legge 80 a livello nazionale o quella, la riforma della legge 96 a livello locale. Insomma, da un certo punto in poi bisogna costruire, insomma, anche in vista delle alleanze, delle elezioni, bisogna, secondo noi, porsi nei confronti dei candidati e di chi si presenta a prepararsi alle elezioni, sfidandoli ad accettare, a fare qualcosa subito, a fare quello che promettono e che prometteranno di fare in futuro, a farlo subito, per dimostrarci, insomma, che sono veramente dalla parte insomma, del diritto all'abitare. Questo lo diciamo in particolare appunto riferendoci alla situazione locale della Toscana, insomma, del PD, in cui la giunta regionale, che è, insomma, lo sappiamo tutti, no? Quella da cui è uscita fuori Renzi, cioè, ha approfittato in qualche modo, no? Di questa carenza che si è andata creando negli anni, di una mancanza di struttura insomma, che potesse fare fronte a garantire il diritto all'abitazione a livello nazionale, e ha approfittato anche a livello locale per aprire spazio, insomma, per gli speculatori privati. Quindi insomma, pensiamo che anche fra le leve indicate è stato indicato per costruire questa mobilitazione, che bisognerà pur mettere in campo, perché se no le nostre proposte non si possono raggiungere senza una mobilitazione popolare. Quindi la mobilitazione deve essere supportata anche da queste forze a cui noi chiediamo di allearci, devono dimostrarlo, insomma, questo è il punto. L'ultima cosa, pensiamo appunto che per fare questo si debba ricordare la storia, insomma, ricordare fortemente, insomma, che le case popolari e il diritto all'abitazione sono cose che vengono dalle conquiste delle masse popolari, non sono un regalo della borghesia, e quindi per legarsi agli assegnatari, che sono quelli che dovranno per forza sostenerci, sì, ho finito, finisco subito. Per legarsi agli assegnatari sia questo uno strumento fondamentale, ricordarli a loro, insomma, delle battaglie passate. L'ultima cosa che ci teniamo a sottolineare è quella la critica fortissima, insomma, che viene alla privatizzazione dei comparti ERP, è centrale non solo per una questione di economica, ma anche proprio per i problemi che poi gli assegnatari vivono, perché li allontana in qualche modo da un'istituzione che si allontana dagli assegnatari e che rende tutto molto più complicato. Grazie. Anche nella gestione ordinaria. Grazie.